Un augurio pasquale per la città di Milano. Alla città di Milano dico che ci sono delle strade da percorrere per andare avanti e quindi la Pasqua che i cristiani celebrano è un messaggio che dice non guardate indietro, non starete lì a piangervi addosso, guardate piuttosto alle promesse che indicano alla città di Milano la missione di essere accogliente, solidale, capace di una lungimiranza che può essere un messaggio per l'Italia, per l'Europa, per il mondo. La solidarietà è il segreto per guardare al futuro con fiducia, non la potenza, non la prepotenza. L'accoglienza è il segreto per guardare al futuro con fiducia, non i muri, non l'esclusione. La cultura che mette al centro la famiglia e la persona è il segreto per guardare al futuro con fiducia, non l'individualismo, non l'amarezza, non lo spirito critico che corrode i valori. Ecco cosa auguro alla città di Milano, di essere accogliente, di essere solidale, di essere pensosa. È una Pasqua diversa, visto lo scenario internazionale, vista la pandemia che non è ancora finita. Lei ha parlato di cuori addolorati che devono riprendersi, angosciati addirittura, ha utilizzato questo aggettivo. Sì. Questo sono segnali molto preoccupanti, sono notizie angoscianti, sono visioni di atrocità e di irrazionalità che ci umiliano perché avvengono in Europa, ci umiliano anche se avvengono nello Yemen o in Etiopia o in qualunque parte del mondo, però in Etiopia ci umiliano ancora di più perché noi siamo abituati a immaginarci intelligenti, a immaginarci capaci di dialogo, a immaginarci capaci di sederci attorno a un tavolo per intenderci e invece qui c'è la smentita delle nostre presunzioni. Perciò angoscia per chi soffre, angoscia per le conseguenze che può avere nel mondo e in Europa, angoscia perché ci dice che l'umanità deve essere ancora salvata e aggiustata. Grazie. Grazie.